qualche giorno fa con un mio amico stavo parlando di giochi manageriali di calcio. Lo so, non è proprio il mio genere, ma avendo videogiocato per anni, soprattutto negli anni 90, qualsiasi cosa fosse economica la si comprava, soprattutto se la potevi trovare per due spicci sotto casa in edicola. Ma che te sta fai? Hai preso internet? Ma no, sto giocando a PC Calcio. Che è pronto? Quindi PC Calcio, quindi Football Manager, ma prepotentemente nel mio cervello arriva il ricordo di un gioco manageriale di Gianluca Vialli. 100% sicuro di averlo letto tanti anni fa su un giochi per il mio computer. Fatti a ricordare il titolo, fatti a ricordare soprattutto la locandina, vado su Google e lo trovo. Gianluca Vialli, European Manager. E il mio amico giustamente mi chiede, hanno fatto un gioco con Gianluca Vialli? Proviamo a cercare qualcosa. Vado su YouTube, cerco Gianluca Vialli, European Manager, e non trovo niente. Ci sono 4 video. 3 sono la colonna sonora, e a meno che non l'abbia composta Ennio Morricone, non vedo il motivo di dover caricare la colonna sonora di un gioco manageriale di calcio di Gianluca Vialli. E il quarto è un orrendo trailer che non fa vedere il gioco ed è spaventosamente figlio dei primi anni del 2000, anche perché il gioco è del 2002. E rimango sinceramente stupito perché per la prima volta nella mia vita, cercando qualcosa su YouTube, non l'ho trovato. E è tutto qui, un semplice aneddoto che ho voluto raccontarvi. Soltanto che non è finita lì, perché in quel momento, in quel preciso istante, mi è venuta la malsana idea di caricare io, l'unico, gameplay di questo gioco, perché io non sono una persona normale, sono un idiota. Quindi vado su eBay, trovo un venditore che vende uno stock di vecchissimi videogiochi, in mezzo a quello stock c'era il gioco di Gianluca Vialli e lo compro per 2 spicci. Letteralmente 2 spicci, l'ho pagato 2 euro. Appena arrivato mi sono chiesto come fosse possibile che la mia memoria avesse cancellato questa stupenda locandina che è palesemente l'ultimo The Born Identity. E siccome il gioco è un pochino troppo vecchio per gli hardware moderni, grazie mille Microsoft, fortunatamente, possedendo un computer con Windows 98, lo installo senza problemi lì, trovo la lingua italiana e registro un gameplay. Ma non un commentary moderno con la facecam figa e la intro grafica e le schede di acquisizione. No. Registro un gameplay mettendo una telecamera sul treppiede e registrando direttamente lo schermo 4/3. E per non farmi mancare nulla, vado su YouTube, creo un nuovo canale, lo chiamo Gianluca Vialli European Manager, cambio la foto del profilo con Gianluca Vialli e carico il primo ed unico gameplay al mondo di Gianluca Vialli European Manager Gameplay ITA. Perché se qualcuno nel mondo un giorno volesse mai cercare su YouTube Gianluca Vialli European Manager Gameplay, riuscirà sicuramente a trovare il gameplay di Gianluca Vialli European Manager caricato da me. Prego. Troppo. Scusate.